Adesso è il momento di andare a vedere dove ci porta questa settimana G-Max con Cinemax. Troppo giusti! Buonasera. Buonasera, buonasera. In che festa super galattica ciao, sei ciao, andata? Ragazzi. Lo so, siete tutti amici, tutti amici. Fratelli. Li salutiamo dopo, Sì. Allora, questa settimana sono andato a un festone, un altro grande festone, l'anteprima e presentazione di Zoolander 2. Wow. Te faccio vedere, guarda, ti ho portato delle immagini proprio Roma. Sì, la solita. Eccola qui, vedi. C'era pieno di gente, pieno di matti, scatenati, infatti... pazzi. Incredibili, vestiti bene, sì, c'era di tutto, c'era il film non mi ha fatto molto impazzire, non mi dire così, io devo ancora vedere, non spoilerò niente, però insomma dopo Zoolander 1 c'hai poco da raccontare, insomma, no? Nel senso, non è che mo pure il 2, mo addirittura da 1 a 5 palle, ma a 2 palle mi sono fatto, vabbè, sì, in realtà no, vabbè, però ci sono dei camei molto carini, questo posso dire, quasi sono quasi più fighi, insomma, i featuring sparsi nel film che tutto il film. Ma dai, mica l'hanno tagliato, questo lo so, mica l'hanno tagliato, ma sta sui titoli di coda. Infatti uno si dice ma mica, infatti è vero, l'hanno tagliato, chissà che faceva. Guarda, c'è stata una cosa incredibile, sì, una bella sfilata dei pazzi, tacchi alti 15 centimetri, seppe, sì, scarpe con le luci, una cosa incredibile, bel baraccone. E poi sono arrivati, insomma, i nostri ecco qui, arriva. Lui è un genio. Grandissimo. Lui è straordinario. Grandissimo. Ovviamente sulle note di Relax, Don't Do It, perché è la colonna sonora del film. È rimasta e poi, questa insomma, poi? Sì. Poi insomma arriva Owen, sempre simpatico con tutti i suoi fans. Così dall'altra parte, nello stesso momento, arriva Ben Stiller, proprio vedi, in contemporanea. Quindi c'è chi ha beccato Owen, c'è chi ha beccato Ben. Hanno fatto la sfilata hanno due? Fatto sì, insieme, è stato molto carino, vabbè, la serata è stata molto carina. Il film, ti ripeto, non è niente di che, però insomma se te vuoi andare a fare due risate te lo vai a vedere. Ma insomma, così mi uccidi, guarda, è sempre un bell'uomo. C'era Jamiroquai, vedi? Ma non è lui, no, ovviamente. Okay. E qui boom, è partito del blu a Magnum. Non so se ha Blue Steel, non so se ha Blue Steel o a Magnum. Facciamo un po' questa Magnum. Da che ci vuole? No, qual è la camera? È quella. Sei uguale, sei preciso. Ma senti, andiamo. Vabbè, sono rimasto così. Andiamo insieme a vedere quali saranno i film che dovranno dare filo da torcere a Perfetti Sconosciuti con Belli Freschi.